Nel video di oggi imparerai a realizzare dei cannelloni di crespelle senza glutine e latte, perfetti per il tuo pranzo. Devi preparare un pranzo per la famiglia o per gli amici, oppure semplicemente qualcosa di diverso per variare i tuoi pasti? Bene, questa ricetta fa per te. Ispirati ai cannelloni tradizionali a base di pasta all'uovo, oggi realizzeremo un piatto gustosissimo ed effetto, i cannelloni di crespelle con tofu e spinaci. Questi cannelloni vanno bene a tutti i gruppi sanguigni. Noi li abbiamo realizzati con un ripieno a base di tofu e spinaci per ricreare il ripieno classico di ricotta e spinaci. Se non gradisci il tofu, puoi tranquillamente sostituirlo con un ripieno a base di ragù fatto in casa con gli ingredienti adatti al tuo gruppo sanguigno. Pronti per scoprire la ricetta? Iniziamo! Per prima cosa ho preparato le crespelle unendo le uova con la farina di fave. Ho cominciato a mescolare con la frusta e nel mentre ho aggiunto anche l'acqua, poca alla volta, continuando a mescolare fino a quando ho ottenuto una pastella liscia e priva di grumi. Poi ho aggiunto anche del sale. Ho cotto le crespelle per circa un minuto da entrambi i lati, in una padella ben calda, leggermente oleata. Per ogni crespella ho utilizzato un mestolo circa di pastella. Poi ho fatto appassire gli spinaci con poca acqua. E li ho fatti raffreddare. Per fare la besciamella ho unito la farina di fave insieme al latte di soia. Ho continuato a mescolare per sciogliere i grumi. E poi ho aggiunto dell'olio d'oliva e del sale. Ho mescolato bene con una frusta e poi ho versato il tutto in una casseruola e l'ho fatta scaldare fino a quando si è addensata. Poi ho preparato il ripieno. Dopo aver strizzato bene gli spinaci, li ho tritati grossolanamente con il coltello e li ho messi da parte. In un frullatore ho aggiunto il tofu, dopo averlo sbollentato per 10 minuti, dell'olio d'oliva e ho frullato, aggiungendo anche dell'acqua per rendere il composto più morbido. Poi ho aggiunto gli spinaci, il succo di limone, dell'aglio in polvere, del sale e ho frullato di nuovo. Infine ho farcito ogni crespella con un cucchiaio di ripieno. Le ho arrotolate . Le ho riposte in una pirofila e le ho coperte con abbondante besciamella. E anche con una spolverata di farina di mandorle. Ho infornato nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti e poi per 5 minuti con la funzione grill a 200 gradi per renderli leggermente dorati in superficie. A fine cottura ho guarnito con prezzemolo fresco, ma puoi utilizzare qualsiasi erba aromatica che preferisci.
Spero ti sia piaciuta questa ricetta, a noi tantissimo e infatti credo che la faremo molto spesso d'ora in poi anche con ripieni diversi. Prima di concludere, facci sapere con quali ripieni dovremmo provare questa ricetta. Insomma, dici quali sono i tuoi preferiti. La prossima ricetta non puoi proprio perdertela perché ti farò vedere come realizzare la famosissima margarina. Proprio come quella in commercio con soli 3 ingredienti. Quindi iscriviti al nostro canale e attiva anche la campanella delle notifiche qui sotto il video. In questo modo non te la perderai. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.